Oggi scopriremo tutto quello che c'è da sapere sulla figura del medico di medicina generale. Chi è, quali sono i suoi obblighi, cosa fa, qual è la formazione, insomma tutto a 360 gradi. Quindi, visto che sono tante cose, sarà meglio cominciare. Il ruolo del medico di medicina generale, che d'ora in avanti per brevità chiamerò MMG, è quello di essere il playmaker della salute della popolazione. È pubblico ufficiale, come il medico ospedaliero, e riveste il ruolo di medico curante, ovvero colui che ha il compito di concordare col paziente una strategia diagnostico-terapeutica complessiva. È colui che dovrebbe conoscere meglio il paziente e dovrebbe fare una sintesi tra indicazioni degli specialisti, caratteristiche del paziente, copatologia del paziente, necessità di prevenzione, eccetera. Uno dei ruoli fondamentali, infatti, è la gestione del paziente in ambito extraospedaliero. Oltre ciò, è di pertinenza dell'MMG quanto segue: la diagnosi e cura delle patologie internistiche acute ma che non richiedono un ricovero ospedaliero, per esempio pazienti con la polmonite che non raggiunge certi criteri per l'ospedalizzazione; il riconoscimento e l'eliminazione di fattori di rischio, cioè la cosiddetta medicina d'iniziativa, oltre che l'informazione sanitaria e la promozione della salute; la gestione e la cura del paziente anziano cronico, pluripatologico e con una terapia plurifarmacologica, quindi della gestione domiciliare del paziente diabetico, iperteso, infartuato, a rischio scompenso e con il dito scatto. Dovrebbe anche occuparsi della diagnostica di primo livello di questi pazienti complessi: spirometria, elettrocardiogramma, holter pressorio ed ecografia. Terapia del dolore e cure palliative. Il medico di medicina generale dovrebbe occuparsi in prima istanza del dolore cronico, sia benigno che oncologico, e da ultimo occuparsi del rilascio di documenti con valore legale, tipo giorni di malattia, certificati, eccetera, eccetera. Oggettivamente poi non tutti gli MMG fanno o hanno la possibilità di fare tutto questo. Una considerazione così grossolana è che il medico di medicina generale di un paesino sperduto delle Orobie non ha le stesse possibilità del medico che lavora al centro di Milano, però deve anche sapersi, tra virgolette, arrangiare un po' di più, sia in termini di strumentazione che però anche di specialisti a disposizione, quindi deve essere un pochino più pronto a essere completo. Detto in altri termini, verosimilmente l'MMG del paesino delle Orobie ha meno tendenza a demandare agli specialisti o all'ospedale il paziente, perché magari l'ospedale è a un'ora e mezza di macchina, quindi c'è un po' più di difficoltà. Oltretutto, magari, essendo in un piccolo paese, conosce le persone per nome e cognome, i parenti, tutto quanto, quindi c'è anche un altro tipo di rapporto rispetto al medico della grande città. Poi alla fine farò delle considerazioni più ampie sulla figura del medico di medicina generale, però alla domanda "tutti i medici di medicina generale fanno tutte queste cose?", la risposta è "dipende". Si diventa medici di medicina generale a seguito del conseguimento del diploma post laurea in medicina generale. Dopo la laurea e dopo l'abilitazione si può fare un concorso per vincere una borsa per ottenere questo diploma. Il nome completo è Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale, DFSMG per gli amici. Il diploma si ottiene alla fine di un corso della durata di 3 anni. Il concorso è necessario perché l'accesso è a numero programmato. Quali sono i requisiti per poter partecipare al corso per ottenere questo diploma? Diploma di laurea in medicina e chirurgia, l'abilitazione dell'esercizio della professione in Italia, l'iscrizione a un albo provinciale dell'ordine dei medici, chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana. Nel 2019 un candidato doveva soddisfare uno dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano, essere cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea, essere cittadino non comunitario in possesso di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno permanente essendo familiare di un cittadino comunitario, entrambi ovviamente in corso di validità, essere cittadino non comunitario in possesso di un permesso di soggiorno della Comunità Europea per soggiornanti di lungo periodo, essere cittadino non comunitario in possesso dello status di rifugiato in corso di validità, essere cittadino non comunitario in possesso della protezione sussidiaria in corso di validità. La prova si svolge lo stesso giorno in tutta Italia. Fino ad oggi il concorso si è svolto un giorno diverso rispetto a quello per l'accesso alla scuola di specialità. C'è da qualche anno la proposta sia di accorpare le due graduatorie sia di farle lo stesso giorno. Ad oggi, momento presente, è solo un'idea.
Al momento non c'è né un test ufficiale né un programma ufficiale ministeriale. Quindi come ci si prepara? Di solito si usano gli stessi testi per preparare l'SSM, i testi dedicati di aziende private. Rispetto al concorso SSM, ci sono più domande su linee guida di patologie di competenza internistica, più farmacologia e meno casi clinici. Per chi deve preparare questo concorso, consiglio di andare a recuperare le domande degli anni precedenti, guardarle bene, capire bene che cosa viene chiesto e basare su quello la propria preparazione. È una prova scritta a crocette, 5 opzioni di risposta, una sola corretta, 100 domande da svolgere in 2 ore. Viene attribuito un punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata o non data, perciò non c'è alcun tipo di penalizzazione. C'è un limite, diciamo così, per la sufficienza, perché la prova per essere ritenuta valida deve superare i 60 punti. A livello burocratico poi c'è una specie di doppio passaggio: prima la commissione stila una graduatoria provvisoria che poi manda alla regione che la ratifica, quindi sostanzialmente va bene, è quello. Allora, messa così, non si può rispondere a questa domanda. Si può fare però un ragionamento basato sul numero di posti disponibili e il numero dei concorrenti. Questo rapporto è un buon punto di partenza per avere un'idea. Non posso dire qua se è più facile entrare a MMG in Lombardia piuttosto che alla scuola di specializzazione in cardiologia in Puglia. Perciò, per avere un'idea, vai a vedere dell'anno precedente il numero di posti e numero di partecipanti al concorso per MMG e il punteggio minimo per entrare nella combinazione scuola di specializzazione sede di tuo interesse. La borsa monta circa 850 euro netti al mese per 5 giorni lavorativi a settimana. A questa cifra, se ne avete i requisiti, si possono aggiungere gli 80 euro di renziana memoria. Per il corso non serve la partita IVA, si può aprire in un secondo momento al conseguimento del diploma. L'assicurazione è senz'altro la spesa più cospicua. Il regolamento prevede che il medico stipuli un'assicurazione RC professionale che copre i rischi legati all'attività durante il corso e una polizza infortuni. I requisiti di questa assicurazione devono rispondere a quelli richiesti dalla regione, inclusi i massimali che vengono appunto stabiliti da regione a regione e sono tutti diversi, quindi andate a vedere nel bando della vostra regione. In ogni caso il costo annuale è di circa 400 euro. Quindi il punto fondamentale è che è il corsista a doversi dotare di un'assicurazione RC professionale che risponda per danni a terzi, danni a strutture di laboratorio e infortuni prima di cominciare il corso, anzi proprio per cominciare il corso. Sia il corsista MMG che il corsista SSM non possono effettuare attività libero professionale con l'eccezione di guardie mediche e sostituzione del medico di medicina generale. Attenzione ai corsisti MMG. In certi casi viene sconsigliato, se non addirittura impedito, di sostituire i medici di medicina generale, per un motivo molto pratico. Avendo praticamente gli stessi orari, il corsista MMG dovrebbe stare assente dal proprio lavoro per fare la sostituzione, quindi in molti posti questo è caldamente sconsigliato. La guardia medica quindi rimane la fonte principale per rimpinguare la misera borsa del corsista MMG. No, non si può diventare MMG senza il diploma post laurea. L'eccezione sono i medici laureati prima del 1994, che possono diventare MMG senza specializzazione né diploma. È un libero professionista. Questo significa che deve aprire la partita IVA, le spese segretaria, gestione degli studi eccetera eccetera sono a carico suo, non ha ferie pagate, non ha tredicesima, non ha malattia pagata e in caso di assenza deve essere sostituito o dai colleghi associati, in caso sia in associazione, o da un sostituto che è a carico suo. Al contempo però è anche un incaricato di pubblico servizio, come il medico ospedaliero, e svolge l'attività di medico curante. Bene, abbiamo finalmente capito quali sono i ruoli del medico di medicina generale e come si forma. Però adesso ci manca di capire come si svolge una sua giornata, quali sono i suoi obblighi, quanto guadagna, insomma la vera vita del medico di medicina generale. Per questo vi do appuntamento nella seconda parte del video in cui andremo ad analizzare tutti questi aspetti, compresi anche i confronti con altre figure, eccetera, eccetera. Perciò non perdetevi la seconda parte.